e della transessualità. Questo atteggiamento equivale all'abolizione tecnica evoluzionistica degli esseri umani o alla loro continua esistenza come ibrido umano, animale, tecnologico. La ricerca del bene, credo, non è e non deve essere uno slogan pubblicitario, ma un compito istituzionale, civico, etico, direi. Il bene, infatti, dovrebbe rappresentare proprio il fine ultimo, forse irraggiungibile, della nostra opera. Voglio ricordare a chi ha orecchie per intendere che si deve orare anche per il bene e il progresso dell'umanità. Sarà allora chiaro che non si può parlare di un pacioso, opulento benessere scambiato per felicità, ma di una sfida nella speranza di raccogliere e di aggregare intelligenze e sensibilità intorno al tema del diritto a quella felicità forse possibile, ma comunque per molti negata. Oggi affrontiamo in tutta la sua complessità la rivoluzione digitale, che ha già cambiato, prima ancora dei nostri riferimenti colti, le nostre abitudini e forme di vita quotidiana. Basti pensare al modo in cui i nostri figli impariano a orientarsi nel mondo grazie allo smartphone che tengono sempre in mano. Forse non è il caso di preoccuparsi troppo, o forse sì. Forse stiamo già entrando senza accorgercene in un'era di comunità emotive, in cui si prepara un destino neo-medioevale di subalternità civile, di sudditanza politica e asservimento economico. Le società occidentali se ne sono a lungo considerate immuni. Ora qualcosa sta cambiando. Così, fermarsi a riflettere insieme per interrogarsi sul destino sociale, economico, politico, tecnologico e culturale del mondo contemporaneo ci appare oggi più che mai necessario, se non utile. Se abbiamo smesso di capire il mondo, per riprendere il titolo di un romanzo di successo, forse perché il mondo si è proprio rifatto. E allora dobbiamo ritenere ancora validi per quel mondo che verrà quegli assiomi che noi conosciamo? Mi consentirete in proposito una divagazione in particolare. Nei concetti che descrivono la vita umana, la felicità è tra i più difficili da concepire, ma anche il più irrinunciabile. Tutti gli esseri umani aspirano alla felicità. La ricerca della felicità è un tema molto ampio, sul quale l'uomo ha riflettuto in ogni periodo storico. Il termine deriva dal greco eudaimonia e indica lo stato di chi è felice, di chi è appagato. Eudaimonia è l'unione di due parole, eu, bene, e daimon, demone. Rimanda a una condizione di vita buona, una dottrina che ripropone il bene sommo nella felicità. Con la filosofia socratica platonica, la felicità viene dissociata dalla fortuna è legata alla virtù, fondata sulla capacità dell'individuo di affermare la sua aspirazione al bene, ritenendo che gli uomini potessero sottrarsi all'imprevedibilità della sorte, costruendo una vita moralmente buona, ispirata agli ideali di moderazione e contenimento razionale dei desideri e delle passioni. C'è una stretta connessione tra virtù
e felicità. La virtù in oggetto, ovviamente, è la giustizia. Solo la virtù è capace di produrre una serenità d'animo duratura, una condizione interiore di equilibrio che appartiene all'uomo giusto. Nell'epoca moderna la felicità perde questa connotazione morale, divenendo qualcosa di esclusivamente personale, legato all'individualità e alla personale soddisfazione di inclinazioni e desideri. In questa eccezione moderna, la felicità sembra divenire una chimera, un traguardo irraggiungibile, nonostante ciò l'uomo ne è da sempre alla ricerca, ritenendo che sia un suo diritto inalienabile. La felicità diventa una questione morale solo all'interno di una visione complessiva di sé e del proprio mondo, occasionale e non consueta, una volta vissuta, non può essere dimenticata. Sappiamo che nulla perisce definitivamente, poiché il tempo non è in grado di abolire le esperienze. La coscienza mantiene in sé quello che trapassa. La felicità è uno stato della mente, gli esseri umani sanno che cos'è la felicità perché ne sperimentano la condizione. L'uomo non attinge la felicità tramite la riflessione, non sa di essere felice e si sente felice è una condizione che esclude, seppur momentaneamente, la percezione della perdita, che consente di obbliare agli stati di dolore. Per questo, chi è felice, quando è felice, non si interroga sulla ragione per cui lo è. Il fatto che la felicità sia un bene deperibile diventa un'occasione per non lasciarsi sfuggire quello che la vita ci offre. La vita insegna che la felicità incondizionata è un dono che l'uomo può ricevere e non un bene di cui deve disporre. La ricchezza è caratterizzata dal poter disporre nell'eccezione comune. Ricco è colui che, potendo disporre, è sciolto dal bisogno ed è nelle condizioni di espandersi. Ma spesso chi possiede è limitato nella sua capacità di espandersi proprio da tutto ciò che possiede. È talmente legato a quello che ha da non riuscire a sciogliersi da esso. D'altra parte, la felicità è tale proprio perché in essa ci si sente in un certo qual modo custoditi. In questo senso non è felice chi è ricco, ma la ricchezza risiede essenzialmente nel sentirsi felici, in qualunque modo a ciò si pervenga. La felicità bisogna interpretarla come ascesa. L'uomo è felice, dice Nietzsche, non quanto è sazio, ma quanto è capace di vittoria. Potremmo pensare ad una vita interamente felice se fossimo capaci di valorizzare tutti gli attimi che la compongono. Non dovremmo pensare che la felicità sia soltanto nel godimento, nella soddisfazione immediata, ma dovremmo renderci in grado di concepire la felicità nella capacità di vittoria. La felicità non si realizza nell'attimo, esperienza intensa e labile, ma è espressione di una vita intera, una meta da perseguire come progetto della propria esistenza, che nella perfezione dell'attimo consente di attingere all'eterno, che irrompe nel tempo, si manifesta nella vita come possibilità.
Orbene, se la felicità si risolve nell'accrescersi della vita, allora è qualcosa di più di uno stato della mente, ma viene a coincidere con una pratica. È l'arte del buon vivere che genera soddisfazione laddove lo sviluppo armonico della sensibilità, dell'intelligenza, dei principi fondamentali dell'uomo non si espandono a spese dell'altro. Felice è l'uomo che ha saputo modulare i piaceri e i dolori, che ha sperimentato nella stessa durezza della lotta il gusto della vittoria, che ha saputo carpire a ogni momento la sua gioia, ma secondo misura, per quello che la circostanza poteva offrire, senza pretendere la felicità come virtù. Sant'Agostino diceva che si è attratti dalla felicità se si è trascinati dalla felicità. Non siamo noi che raggiungiamo la felicità, ma la felicità ci prende come se fosse un vortice. Per esprimere ciò, Sant'Agostino usa questa formula. La felicità ci prende improvvisamente e quasi di passaggio. Ci trascina con sé. Ritenere allora che possa essere offerta solo da certe cose può trasformarsi in un'ossessione e mettere l'uomo nella condizione di escludere dalla propria vita tante altre occasioni che possono produrre la felicità stessa. Nell'attimo in cui ci si sente felici non si ha una percezione diretta dell'animo, dell'attimo, bensì l'abolizione del tempo stesso. È questa la caratteristica tipica dell'attimo. Noi diciamo che la felicità è breve, solo se la guardiamo nel momento in cui siamo caduti dall'attimo, ma nel momento in cui l'uomo si sente felice, esso prova felicità proprio perché il tempo svanisce. Non a caso Wright parla di attimo immenso, ovvero attimo che si dilata quasi come se il tempo diventasse spazio. La letteratura ha descritto molto bene tutto questo. La lunga lotta d'amore di Tristano e Isotta, in cui i due amanti desiderano che non torni più la luce del giorno. Nell'esperienza culminante della felicità cade il tempo e allora la caratteristica è di farci sentire infiniti, perché il tempo stesso rimane come se fosse sospeso. Quando noi siamo presi nel vertice della felicità, dimentichiamo il tempo. E questa è la dimensione di incanto descritta per esempio dal bacio di Klimt, il guardarsi negli occhi degli innamorati che dura un'eternità. Gli esseri umani non sono mai all'altezza dell'eternità che i loro stessi sentimenti sono in grado di raggiungere. Ecco allora l'altra dimensione dell'attimo, quando si esce dall'acme, si rientra nella normalità della vita e ci si accorge che quel vertice a cui si era arrivati può durare soltanto un momento. L'atteggiamento dell'uomo è di ricercare nuovamente quell'acme. La felicità è realmente di questo mondo e l'uomo è infelice soltanto perché è stato felice. Perché se noi non avessimo avuto l'esperienza della pienezza della gioia, non potremmo avere neanche quella della perdita della felicità. Ecco, a partire da questa constatazione si cerca il modo di ricostruire la felicità. La felicità sarà qualcosa di raggiungibile entrando in sintonia con gli altri. Non è nella vertigine della grandezza, ma irrompe costantemente nella vita. Da questo punto di vista, il virtuoso è felice non perché sarà premiato dai suoi sacrifici,
ma perché sa trovare nella vita quella che possiamo definire la tecnica della riuscita. La felicità non sarà più un premio della vita, ma la virtù stessa darà felicità, in quanto fornirà l'abilità per conseguirla. Autorità, amici, vi devo rubare altri 2 minuti perché volevo, magari divagando, esprimere qualcosa su questo concetto. Ecco, una riflessione come quella che vi ho proposto, in un momento di così grande ansia e di angoscia per il futuro del mondo proiettato ormai in quello che possiamo definire uno scenario geopolitico tra i più difficili che si possano immaginare, può apparire come una provocazione, e in un certo qual modo lo è. In verità, la prospettiva della felicità in un mondo che cambia risulta proprio un tema essenziale che non dovrebbe mai lasciarsi soffocare dal dolore, proprio perché è necessario che i momenti difficili che sono venuti e che si suppone verranno ancora, debbono essere affrontati con animo amorevole. Un'occasione di riflessione profonda in vista di un'autocostruzione o strutturazione.